Il sociale in Italia è in ginocchio. La denuncia arriva da Federanziani, la federazione delle associazioni della terza età, che rivolge direttamente al governo un appello per salvarlo, ridare respiro al settore e migliorarne i conti. Rimettere al centro le persone non autosufficienti. Questo l'invito del presidente di Federanziani Roberto Messina, che ha chiesto al premier Mario Monti di occuparsene anche negli incontri con le parti sociali. In soli 3 anni, rende noto il centro studi SIC di Federanziani, le risorse del sociale sono state ridotte dell'80%, passando da 2,5 miliardi a soli 500 milioni di euro l'anno. Da qui una proposta: istituire presso l'INPS un nuovo fondo per la non autosufficienza, grave causa di impoverimento che colpisce ben 2 milioni di famiglie. Col nuovo fondo, previsti non solo benefici per i cittadini più fragili, ma anche un risparmio di 14,5 miliardi sulla spesa pubblica. Ogni cittadino può sostenere l'appello di Federanziani e delle associazioni collegate firmando la petizione sul sito www.appelloamonti.it. Chi ha il diabete non corre da solo. È lo slogan della campagna Diabete Italia 2012, lanciata in questi giorni contro una delle più diffuse malattie croniche nel nostro paese, e non solo. Una vera epidemia che colpisce quasi il 5% della popolazione, con punte oltre il 16% fra gli anziani. Ben 3 milioni di persone, a cui si aggiunge 1 milione di malati che ancora non sanno di esserlo. Gravi le conseguenze: malattie cardiovascolari, infezioni, malattie oculari e nervose, ipoglicemie. Tra i fattori di rischio, in primo luogo, l'alimentazione. Stretto è infatti il legame tra obesità e diabete di tipo 2, combinazione ribattezzata col nome di diabesi, che aumenta di 4 volte la mortalità. L'invito degli esperti è dunque prevenzione e un sano stile di vita, a cominciare dalle abitudini a tavola. I danni del fumo. Una strage da 80.000 morti l'anno in Italia, secondo i dati del Ministero della Salute. Sono ancora 12 milioni i fumatori italiani, più uomini che donne, molti adolescenti, un under 18 su 5. Nonostante siano ben note le conseguenze, malattie respiratorie, asma, BPCO, cancro al polmone, cardiopatie. La verità è che smettere di fumare non è facile. Ci riesce solo un fumatore su 5, più della metà fallisce, il 23% nemmeno ci prova. Principali ostacoli: poca forza di volontà e dipendenza psicofisica. C'è poi chi si illude di aver smesso. Con le leggi antifumo che lo vietano dentro i luoghi pubblici sono diminuiti i fumatori quotidiani, ma sono aumentati quelli del fine settimana. Si chiama binge smoking, fumatori che non si sentono dipendenti ma che in realtà arrivano a fumare anche 15 sigarette in una sera, magari fuori dal ristorante, in compagnia di amici, quasi senza rendersene conto.